sta succedendo in città stasera. Ma è così che lui voleva presentarsi. E francamente credo che ci farebbe bene una risata. Perciò diamo il benvenuto a Joker. Tutto bene, dottoressa? Beh, è stata un'entrata d'effetto. Stai bene? Sì? È esattamente come lo immaginavo. Non posso dire lo stesso. Che ci puoi dire di questo look? Quando abbiamo parlato prima hai detto che non è una presa di posizione politica, esatto? Esatto, Marry, non c'entra la politica. Cerco solo di far ridere le persone. E come procede? Allora, so che sei un comico. Lavori a del nuovo materiale, vuoi raccontare una barzelletta? Sì? Ok. Ha un quaderno. Un quaderno di barzellette. Fa con comodo, c'è tempo. Ok. Eccone uno. Toc, toc. E hai dovuto leggerla? Voglio raccontarla bene. Toc, toc. Chi è? È la polizia, può aprire? Un ubriaco ha investito suo figlio, è deceduto. No, 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 non si scherza su argomenti così. Sì, questo non fa ridere, Arthur. Non è il tipo di umorismo che facciamo in questo show. Ok, mi dispiace. È che sono state due settimane un po' dure, madre. Sì, intendo da quando ho ucciso quei tre di Wall Street. Ok, stiamo aspettando la battuta. Non c'è la battuta. Non sto scherzando. Sei serio? Stai dicendo che hai ucciso tu quei due ragazzi nella metro? Mm-hmm. E perché ti dovremmo credere? Perché non ho più niente da perdere. Niente proprio per io. La mia vita è solamente una commedia. Fammi capire bene. Tu pensi che uccidere degli uomini sia divertente? Certo. E ne ho abbastanza di fingere che non lo sia. La comicità è soggettiva, Marry. Non si dice così. Tutti voi, il sistema che sa tutto e ci comanda, voi decidete che cosa è giusto o sbagliato allo stesso modo in cui decidete cosa fa. Ridere! Ok, credo che potrei capire. Se tu volessi dar vita a un movimento per diventare un simbolo. Andiamo, Marry. Ti sembra un tipo di clown che crea un movimento. Ho ucciso quegli uomini perché erano orrendi. Tutti, in effetti, sono orrendi oggigiorno. Abbastanza da far impazzire chiunque.
Quindi saresti pazzo. È questa la tua difesa per aver ucciso tre uomini? No. Quelli neanche morti avrebbero azzeccato una nota. Oh, ma perché tutti si disperano così per quei tizi? Se fossi stato io a morire sul marciapiede, mi avreste camminato sopra. Io mi passo accanto ogni giorno e non mi notate. E invece quei tre sono perché Thomas Wayne è andato a piangere per loro in TV. Hai un problema con Thomas Wayne? Sì, esatto, ce l'ho. Ti sei accorto di come è diventato là fuori Murray? Ti capita mai di uscire dallo studio? Sono tutti lì a strepitare, a urlare l'uno contro l'altro. Non c'è più nessuno educato! Nessuno più prova a mettersi nei panni dell'altro! Credi che uomini come Thomas Wayne si chiedano cosa vuol dire essere uno come me? Essere una persona diversa da loro? Non lo fanno. Sono convinti che ce ne staremo lì seduti, in silenzio, come bravi bambini! Che non ci trasformeremo in lupi mannari! Hai finito? Come mai tanta autocommiserazione? Stai cercando delle scuse per aver ucciso quei tre uomini? Non necessariamente. Sono tutti così orrendi oggigiorno. Tu sei orrendo, Marley. Io? Orrendo? In che modo sarei stato orrendo? Mandando il mio video. Invitandomi al tuo show. Volevi solamente prenderti gioco di me. Sei come tutti gli altri. Tu non sai un bel niente di me. Guarda cosa ha portato quello che hai fatto, cosa ha causato. Ci sono delle sommosse là fuori, due poliziotti sono in condizioni critiche. E tu ridi, tu ridi. Qualcuno è stato ucciso oggi a causa di quello che tu hai fatto. Lo so. Che ne dici di un'altra barzelletta? No, non ne ho abbastanza delle tue barzellette. Cosa ho detto di no. Se metti insieme un maratonite solitario con una società che lo abbandona e poi lo tratta come immondizia. Chiama la polizia. Te lo dico io, chiama la polizia. Non chiedi per cazzo che ti meriti.